Ragazzi, stamattina sono qui per un video di ringraziamento a Fabiola, ossia Svalvolata 86, perché ho appena ricevuto i premi del suo concorso. Ho letto la tua lettera, ho gradito tanto, davvero. Spero di sdebitarmi un giorno perché sei stata fin troppo gentile, non solo con me ma con tutte le partecipanti al tuo concorso, quindi questa cosa non può che farti onore. Allora, passiamo a mostrare quello che ho ricevuto, e in particolar modo ho ricevuto della Project un Duo Eyeshadow and Pencil, quindi di un verde magnifico. Quindi l'ombretto con la matita, davvero un bel colore. Poi io amo il verde sugli occhi. Ho ricevuto un mascara della Nivea e questo è da provare assolutamente perché lo scovolino promette molto bene. Poi un lipstick della Ever, un nude con dei glitter molto indiscreti. Davvero carino. E ancora una matita per French manicure. E questo ombretto della Ever che non ci crederai, io cercavo da un po', ma Lupin era sempre, diciamo, ce n'erano solo poche confezioni e sempre rotte. Quindi, perché questo qui è un arancio con un'iridescenza fantastica, io lo stavo cercando per utilizzarlo come punto luce, quindi non so come tu abbia fatto, ma finalmente ho questo ombretto che in particolar modo è il numero 7. Poi ancora una salviettina leva smalto della Fria, queste le. Non vedo l'ora di usarle perché con quelle Kiko non mi stavo più trovando bene, quindi qualora mi trovassi bene, mi dirai dove si reperiscono. Due campioncini di fondotinta, uno della Courance e un altro della Sant'Angelica. Ancora un trio di samples della Clinique. Eccoli qui. Molto simpatici, con una lozione, una crema e un sapone, penso un tonico, sapone, sì, tonico, sapone e crema. E poi il detergente liquido al miele della Bottega Verde, che proverò poi, spero, non so, perché qualora mi piacesse poi diventeresti davvero un attentato per le mie finanze, perché sai quanto mi sia affezionata a Bottega Verde e ai prodotti, quindi questo non l'ho ancora provato e utilizzerò questo tuo campioncino proprio per provarlo e vedere come mi ci trovo. Quindi che dire, è stata davvero molto gentile, ti ringrazio di vero cuore. Che altro? Sì, è da un po' che non faccio tutorial per unghie, qualcuna di voi se n'è accorta. Come vedete ho qui le mie unghiette praticamente nude, nemmeno una misera French riesco a farmi, ma solo perché essendo io molto freddolosa, sto sempre chiusa in casa con le finestre chiuse, così quindi se mi mettessi anche lì a fare la puzza di smalto, diciamo, mi darebbe non poco fastidio creare questo tanfo in tutta la casa, quindi approfitterò delle giornate di sole per mettere lo smalto. Lo so, sono molto pigra, ma rimedierò anche perché non posso stare con queste unghiette qui. Poi che altro? Novità? Sì, in arrivo qualche video review, in arrivo qualche trucco artistico. E niente, mi sembra di aver detto tutto. Vi saluto, saluto Fabiola. Grazie ancora, e alla prossima. Ciao!